Buongiorno amici, allora un nuovo giochino, non è nuovo il giochino, è nuova l'edizione. Da una fotografia con il giocatore modificato in sembianze femminili devo riuscire a capire che giocatore è. Speriamo bene, io vi ricordo, iscrivetevi e mandateci suggerimenti, se i giochi vi piacciono li riproponiamo e alcuni invece li cambiamo perché ci date voi dei suggerimenti. Via, partiamo! Io sto gioco sono negato, ragazzi. È un portiere. Zero, ma non ci vado neanche vicino. Italiano? Italiano portiere, sarà pure famoso. Perin? È Gigione? È Gigione? Gigione, non l'avrei mai detto Gigione. Ma come l'avete imbellito Gigione? Gigione, vai. Questo è Lautaro Martinez. Paolo Maldini, questo è abbastanza semplice. Guardate che Paolo, adesso Paolo, è talmente bello che è bello, bello anche da donna Paolo, guarda. Veramente un bell'uomo, è sempre invidiato un po' questa cosa Paolo. È della Juventus, suppongo. È un attaccante? No, è un difensore? È un centrocampista. Centrocampista. È Rabiot? No. Questo l'avrei mai indovinato. È Locatelli, no, ma è Locatelli. Vabbè, ma Locatelli senza barba? Non l'avrei mai indovinato. Un altro bello, infatti vedi, sta bene anche così. L'avevo anche portati i capelli un po' così ogni tanto, erano un po' più corti, però è Pippo questo, Pippo Inzaghi. Vabbè, questo è facile, dai. Questo è Roberto Baggio. Però vedete che abbiamo trovato anche tutti uomini con visi interessanti e quindi bravi, stanno bene anche. Adesso ovviamente ne uscirà fuori e sembra Lino Baffi con la parrucca. Però, con tutto il rispetto per Lino, però insomma, ogni tanto. Questo magari voi lo riconoscete, io non lo riconosco. È attaccante? Gabriele? Marez? No, chi è? Sterling, no? Sterling sì, lo potevo riconoscere Sterling, sì. Voi a casa l'avete riconosciuto sicuramente, a me è sfuggito Sterling. A me è sfuggito Sterling. Questa è Pupi Sanetti, sembra. È Pupi Sanetti? È Pupi Sanetti, sì. Pupi Sanetti l'ho riconosciuto. Ecco, Pupi Sanetti un po' meno bene, con la parrucca. Salutiamo Pupi. Beh, questo avete fatto un grande lavoro, perché questo è Andrea Pirlo, però è un grande lavoro che avete fatto su Andrea. Secondo me ride tantissimo Andrea a vedersi così. Tra l'altro avete preso Andrea Pirlo in un sorriso radioso, quindi una foto anche veramente difficile da trovare. Però... Questo attaccante non è italiano, è francese, gioca in Spagna, gioca poco perché non lo fanno giocare per il contratto. Adesso sì. Griezmann, anche lui devo dire è bello, veramente bello. Questo assomiglia a un'amica mia, ma non lo posso dire proprio. Cioè, gioca in Italia? Straniero? Giroud? Tutti begli uomini, no? No, perché una volta mi avete messo pure a me qua la parrucca, non venivo mica così io. Che complimento si sa che hanno fatto, Mi hanno fatto qualche complimento perché ho, eh.
Cioè c'è qualcuno che è talmente in crisi che pure io con la parrucca vado bene, andiamo bene. Questo è Paolo Dybala, direi. Cioè, Paolo Dybala ha preso subito. Questo... Grealish. Bah, Grealish è quasi più bello il taglio dei capelli che gli avete messo voi di quello che c'ha lui. Mbappé. Mbappé è proprio inconfondibile. Con o senza parrucca, Mbappé è inconfondibile. Vabbè, Karim, questo che c'ha il pallone d'oro. Non è il pallone d'oro. Ah. Ah, questo è gli Oscar del calcio. No. Vabbè. Ma gioca in Italia? No, qui notte fonda proprio. Ruolo? Bonucci, no. No! Ma l'ho preso così! Leonardo! Bello, bello. È Allegri, fa ridere, fa molto ridere. Max Allegri fa molto ridere. Anche lui però vedi, anche lui bei lineamenti, quindi magro. Alessia Tarquinio. È uguale. È uguale. Oh. Uguale. Ti giuro, ma è una cosa impressionante. Vlahovic. No. Questo l'ho sparato proprio così. Gioca in Italia. Notte fonda, non mi viene in mente. E Ciro. Beh, questo si riconosce. È Ibra, ma sembra Marilyn Manson invece che Ibra. È una somiglianza con Marilyn Manson imbarazzante. Questa è un po' modificata di foto, secondo me, perché... Non gioca in Italia? Gioca in Italia. Ne dovete dare io proprio un attaccante? No, questo proprio niente. No, non mi viene in mente questo. Mi arrendo. Candreva. No, non avrei azzeccato Candreva. Candreva non... Modric. Modric, l'espressione. Modric, bene. Quanta bella, bellissima ragazza questa. Dzeko. No, Holland non può essere, anche se i colori lo ricorderebbero. No, può essere Holland. Harry Kane? No, non lo so. Non lo so. Ah, Foden! No, Foden lo potevo azzeccare. Sai che ha Foden? Il problema di Foden per me è che cambiando lui dal biondo platino al nero scuro con sta cosa alla Monachello, con questa pettinatura alla Monachello, è difficile perché il nero e il biondo gli cambiano proprio il connotato, quindi per me è difficile sempre riconoscerlo Foden di faccia, vai. Questo è Bobo ieri. Hai visto? Bella foto. Bella foto. Che miseria. Kanté. E Ambrosini? Gioca? Ancora? Italiano. Vabbè, allora. Cioè, gli ex giocatori stranieri sono un po'. Pujol. E lo devo indovinare prima, è uguale.
È orientale? E allora è Holland. Difensore? Ma non è Sergio Ramos, non è possibile. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ah. E beh, però Sergio Ramos senza la barba, come fai a riconoscere Sergio? Quant'è che c'era? C'era 30 anni e c'era la barba. Francesco Totti. Ma questo è stranissimo, le braccia gli avete lasciate le sue. Attaccante che gioca in Italia, lo dovrei riconoscere dal... Ma è Vlahovic? No. Molto bello. Attaccante molto bello che gioca in Italia. Attaccante molto bello che gioca in Italia. Sai, come definizione molto bello a me non mi aiuta molto, nel senso che per me sono belli tutti. Argentino. Non si è mai in mente nessuno, chi è? Correa non l'avrei mai azzeccato, anche perché, sai perché? Perché mi dava l'impressione di essere alto, e invece, diciamo, Correa è alto, ma non è alto come pensavo che fosse dalla foto. Correa non l'ha azzeccato. Quanti ne ho sbagliati? 3 o 2 o 3? Però dai, siamo andati abbastanza bene. Complimenti, avete fatto un bellissimo lavoro, perché le foto erano belle, alcuni erano ragazzi belli da vedere anche nella loro versione femminile. Poi lo faremo anche al contrario, magari, giocatrici che diventano uomini. Così.